direi tutto sommato abbastanza bene. Pensavamo un affollamento maggiore, un po' anche l'incertezza del tempo ha giocato a sfavore, diciamo, della presenza delle persone. Stiamo facendo un servizio qua appunto al mercato, misuriamo la febbre a tutti coloro che entrano, ovviamente per motivi di sicurezza. All'interno c'è la polizia locale che sta vigilando in modo tale che non ci sia un sovraffollamento, ma anche rispetto ad ogni singola bancarella. Laddove ci dovessero segnalare che ci sono troppe persone all'interno, provvederemo a chiudere ovviamente all'altezza delle transenne per non far entrare la gente, fin tanto che non ci sarà il numero ottimale per la presenza ottimale appunto del mercato. Diciamo che meno male che si è ricominciato, indubbiamente la gente non è tantissima ma era prevedibile e speriamo che vada sicuramente meglio le prossime volte. La gente sembra che c'è. La voglia di uscire c'è sempre adesso per tutto questo tempo e speriamo che iniziamo almeno gradualmente a riprendere, perché è stata veramente... Sta andando relativamente abbastanza, perché il tempo tiene, qualcuno gira, però niente di speciale. Allora, non mi lamento, insomma, però per essere stata ferma 2 mesi e mezzo, diciamo che la clientela è ritornata. Insomma, anche perché le slip, le maglie, dopo 2 mesi e mezzo penso che abbiano bisogno non solo nel mangiare ma anche nel vestire. Sta andando come presumevo, con calma, molta calma, però sono già contento di aver fatto contente qualche clienti e si aspetta una crescita costante, ma chiaramente abbastanza lenta, perché presumo che le prime 2 settimane sarà molto, molto tranquillo. Poi la gente, secondo me, la natura della gente vuole uscire, sarà di voler uscire, quindi per cui speriamo. Come sta andando? Ma siamo abbastanza soddisfatti di questa ripresa, un po' lenta, però abbiamo fiducia. Dai, siamo positivi, almeno questo. Giusto, signora? Di essere positivi. Sì, eh.